Ciao a tutti, oggi vediamo insieme 7 capi essenziali che ognuno di noi dovrebbe avere nel proprio guardaroba. Non importa che lavoro facciamo, che età abbiamo, questi sono capi che vanno bene per qualsiasi persona. Vediamoli subito. Il primo capo che bisogna assolutamente avere, cioè il must have per eccellenza, è il jeans. Un denim classico che vada bene per qualsiasi occasione, che sia una cena in famiglia, un appuntamento galante, un cinema con gli amici, una serata in discoteca. La situazione non importa, un jeans va sempre sempre bene. E il mio consiglio è di averne almeno due. Un jeans blu, che sia un blu scuro, quindi più elegante, oppure un blu classico stile Levi's per qualsiasi occasione un po' più casual, diciamo, fino a tutte le gradazioni del denim chiaro e chiarissimo, che ovviamente sono per occasioni e outfit più casual. E un secondo jeans nero. Se nel vostro armadio ci sono già questi due jeans, potete iniziare a sperimentare con altri colori, ad esempio un jeans bianco o jeans colorati. A me piace ad esempio anche il jeans verdone, però ci sono tantissimi colori con cui si può sperimentare. Ovviamente cerchiamo di abbinarli in modo smart, quindi evitando l'effetto carnevale, ma possiamo sperimentare oltre che col colore anche con strappi, lavaggi, stonewash vari e le più varie tecniche di abrasione e modifica del jeans che oggi possiamo trovare. Partiamo però da questi due jeans che ci devono assolutamente essere, cioè un jeans blu e un jeans nero, e possiamo veramente sbizzarrirci perché ormai un jeans lo si trova a qualsiasi prezzo, sia nuovo che vintage. I nuovi si trovano veramente dai 12 euro prezzo fast fashion fino ai brand del lusso con jeans che vanno anche sulle svariate centinaia di euro. Non può assolutamente mancare nel nostro guardaroba una t-shirt bianca e o, dipende anche dai vostri gusti, una t-shirt nera. Può essere con scollo a V, girocollo, non importa, l'importante è rimanere sul basico, in modo tale da poter abbinare la nostra t-shirt, che sia bianca o nera, con qualsiasi nostro look casual per il tempo libero, i nostri weekend, e anche ci servirà per il layering, cioè quindi poter mettere una maglietta con magari sopra una camicia o un qualche altro pezzo, che sia una felpa, un maglioncino. In ogni caso, con un basico sotto o bianco o nero andiamo sul sicuro. Se invece vogliamo risultare un po' più eleganti rispetto alla classica t-shirt, la scelta ricade su una polo che deve essere di misura. Attenzione, perché ho detto di misura, quindi non quelle polo striminzite che ci fanno sembrare Big Jim, né quelle molto comode stile un po', passatemi lo stereotipo, la classica polo XXL americana, che sicuramente non va a valorizzare il nostro fisico e sicuramente non è elegante. Invece una bella polo di misura, ovviamente monocolor, è qualcosa che possiamo scegliere con un outfit, un chino tranquillissimo, ma comunque risulta più elegante rispetto alla t-shirt basica. Il quarto capo che non può assolutamente mancare nel nostro guardaroba è una camicia bianca Oxford, che può essere abbinata in qualsiasi occasione e con qualsiasi outfit. Infatti è un po' il nostro jolly, è il jolly dell'armadio, soprattutto se la scegliamo con un taglio elegante e senza taschino. In questo modo potremo utilizzarla in tutte le diverse situazioni, quindi con un jeans sotto in modo casual, oppure con un chino o un pantalone più elegante, quindi in un'occasione semiformale, oppure con un abito, quindi in un'occasione business o comunque più formale, con un maglioncino o con un blazer sopra e un pantalone elegante sotto. Così facendo andiamo a coprire diverse situazioni sempre e solo con un unico capo, che è la camicia bianca. Possiamo addirittura indossarla con direttamente la giacca o il giubbotto sopra, comunque molto bene. Pensiamo ad esempio anche a una giacca in pelle con sotto la camicia bianca e sotto un pantalone casual, sta comunque benissimo. Quindi con chiunque voi siate, in qualsiasi location e situazione, la camicia bianca è sempre sempre un'ottima idea. Non possiamo poi dire di avere un bel guardaroba, o almeno un guardaroba completo, se non abbiamo almeno un abito che ci stia bene. Questo vuol dire guardare il colore, la stoffa, le misure
e il taglio. Se poi non sei un amante dell'abbigliamento formale, la cosa migliore è optare per un abito blu elegante, blu scuro, un blu notte, che vada bene per qualsiasi occasione. Perfetto per le situazioni formali, per i colloqui, per l'ufficio, per matrimoni e funerali, per feste o aperitivi più eleganti, o utilizzato anche come spezzato, quindi indossando solo la giacca e sotto invece un pantalone che può essere un chino o un altro pantalone elegante, per un look un po' più casual. Parlando sempre di must have, non vogliamo tenere nell'armadio un costume da bagno che ci serva per un weekend al mare, un pomeriggio in piscina, per l'estate o semplicemente per una fuga romantica in una spa? Direi che sia il caso almeno di avere uno o due costumi che ci valorizzino e che vadano bene per tutte queste diverse occasioni. Chiudiamo poi questa selezione con un capo classico per eccellenza, cioè il trench. Ne abbiamo già parlato nello scorso video tra i 6 cappotti da avere. In effetti è un capospalla molto ma molto versatile, va benissimo in tantissimi contesti, sia formali sia informali, e soprattutto possiamo indossarlo sia in autunno sia in inverno e, perché no, anche nei primi giorni della primavera. Soprattutto se siete dei calorosi come me, lo apprezzerete tantissimo al posto di un normale cappotto, un normale capospalla invernale sopra l'abito, quindi in contesti anche formal, perché ha quella pesantezza che non è sicuramente al pari di un cappotto invernale, che in molte situazioni, ad esempio se ci troviamo a dover prendere spesso la metro e spostarci da un ufficio all'altro, con un cappotto normale diventa molto faticoso, soprattutto se dobbiamo correre. Mentre un impermeabile, oltre che è più comodo anche da portare sul braccio, è anche molto ma molto meno caldo da portare sopra l'abito. Questo era l'ultimo dei 7 must have che ogni uomo dovrebbe avere nel proprio guardaroba. Spero vi siano piaciuti e soprattutto che li abbiate già nel vostro armadio. Se non è così, andateli subito a prendere. Io vi lascio una selezione come sempre qui sotto. E noi ci vediamo al prossimo video, non prima di avervi ricordato la domanda del giorno, e cioè: quale di questi 7 capi fa più al caso vostro? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Ciao!